Una sola volta ha centrato i tre punti nelle ultime sette partite, nemmeno contro il Bastia, quintultimo in classifica, ma primo per quanto riguarda il comportamento totalmente da censura dei suoi tifosi, che a Balotelli durante il match intonano questo coro. In italiano, per farsi capire meglio rispetto a quanto già fatto nel pre-partita. Mario è bravo a reagire soltanto sui social e non in campo, spingendo non solo la Lega Calcio ad aprire un'inchiesta, ma anche la Lega contro il razzismo e l'antisemitismo a sporgere denuncia.